Le bellissime immagini che stai vedendo non sono state create dall'uomo, o meglio, non sono state disegnate dall'uomo, sono state pensate e date in pasto a un'intelligenza artificiale che ha creato l'illustrazione. Illustrazioni che, come puoi vedere, sono davvero belle, dettagliate, originali, possono essere utilizzate in tanti ambiti e si possono creare davvero facilmente, molto facilmente, come vedremo oggi in questo video, e andiamo a scoprire proprio come funziona e cos'è questo tool di intelligenza artificiale. Ciao, benvenuto in questo nuovo video, sono Matteo Orlandi e oggi ti porto alla scoperta di Midjourney. Midjourney, come dice anche Wikipedia, è un laboratorio di ricerca con un'intelligenza artificiale che crea immagini da descrizioni testuali, ovvero Midjourney funziona con un testo, un'idea che noi diamo in pasto a questo bot, in questa intelligenza artificiale, che va a creare, sulla base delle nostre indicazioni, va a immaginare quel contenuto che noi stiamo pensando, che noi stiamo immaginando. Quindi è una cosa davvero straordinaria, impensabile fino a qualche anno fa, e che dà risultati, come puoi notare, davvero pazzeschi. È semplice da usare, è molto semplice, adesso lo vedremo. Si appoggia a Discord, il programma di messaggistica, quindi bisogna fare un po' di passaggi per poterlo utilizzare. È gratuito fino a un numero massimo di 25 illustrazioni, poi se si vuole continuare a utilizzarlo si può fare un abbonamento mensile che costa intorno ai 10 euro circa. Però con la versione base si può già scoprire il grande potenziale, si possono già creare e salvare le immagini e capire se questo tipo di progetto fa al caso nostro. Bene, partiamo. Per andare e a creare le immagini su Midjourney dobbiamo andare su www.midjourney.com, lo metto anche in descrizione, comunque è molto semplice. Ci accoglie questa schermata quasi stile Matrix in blu e abbiamo varie possibilità. La prima volta dovremo comunque entrare, se abbiamo già un account di Discord, o fare join the beta direttamente facendo la registrazione o l'accesso se siamo già appunto registrati. Discord è un programma di messaggistica, magari lo stai già utilizzando sul tuo smartphone, sul tuo tablet. Se hai già appunto un account puoi inserire le coordinate, se no va fatta una registrazione con le solite cose, inserendo la mail, inserendo direttamente i dati di accesso, il numero di telefono, ma una cosa molto molto rapida. Noi andiamo a fare direttamente su join the beta, facciamo accetta l'invito, facciamo continua su Discord e in questo caso le credenziali non le ho inserite perché sono già registrato. La prima volta appunto ci sarà questa fase di registrazione che dura un minuto proprio per inserire le credenziali e scegliere un nome utente. Subito questa schermata può creare un po' di difficoltà perché magari può sembrare complicato con tante cose, ma come vediamo è davvero molto semplice. Qui stiamo usando la versione web di Discord, ma si può anche scaricare l'applicazione, ci viene ricordato in alto, disponibile anche per Windows volendo, quindi è molto facile anche da utilizzare, ma in questo caso già web possiamo già fare tutto. Abbiamo qui di fianco, qui siamo sul server di Midjourney, abbiamo tante possibilità, comunque possiamo andare a vedere le domande più frequenti, possiamo andare a vedere questa pagina con come iniziare e come fare, quello che un po' vado a raccontarti in questo video, una pagina di benvenuto con tutte anche le varie informazioni, il link al manuale e tutto quanto. E poi dopo si può andare in una di queste stanze, chiamate le stanze newbies, che sono quelle dove possiamo andare a creare la nostra immagine. Entriamo in una di queste e facciamo il passaggio che ci permette proprio di andare a fare la creazione di questo elemento. Entriamo in una stanza, chiaramente queste stanze sono popolate da tante altre persone che stanno a loro volta creando delle immagini. In tempo reale infatti noi stiamo vedendo quello che altre persone stanno creando e che poi possono scaricarsi direttamente e salvarsi come immagini. Come funziona Midjourney in questo caso? È in pratica un bot di Discord, ovvero un programma automatico che quando riceve una nostra indicazione su cosa dobbiamo creare, lo gira l'intelligenza artificiale che in poco tempo, in circa un minuto, crea le prime quattro versioni, adesso poi lo vediamo passo passo, delle indicazioni che noi, sulla base delle indicazioni che noi abbiamo dato, crea le prime quattro versioni di quello che lui o lei sta pensando. Dopodiché noi potremo andare a prendere una di queste e migliorarla, chiedergli un'altra versione o fare comunque far sì che sia una possibilità, un'immagine scaricabile. Sotto abbiamo appunto la possibilità di inviare un comando
Il prompt cosiddetto, l'indicazione, il comando che noi dobbiamo dare è semplicemente fatto con la barra e imagine. Scriviamo proprio immagina e andiamo a scrivere cosa deve immaginare la nostra intelligenza artificiale. Io in questo caso l'ho fatto anche col traduttore, ho scelto un cane meccanico con un vestito da supereroe seduto davanti al Colosseo. E chiaramente il testo deve essere in inglese, quindi puoi fare come ho fatto in questo caso, puoi aiutarti col traduttore automatico oppure puoi aiutarti con qualsiasi altro strumento che ti permette di avere una versione anche in inglese. Ma è appunto molto molto semplice, possiamo scrivere anche cose più dettagliate. È chiaro che più andiamo a dare delle indicazioni precisi a questa intelligenza artificiale, più questa risponde con accuratezza. E poi abbiamo tutti dei parametri che possiamo aggiungere dopo, quindi il tipo di versione di algoritmo, ad esempio questa versione V4 che è l'ultimo algoritmo che lavora molto bene e che poi andiamo a vedere alla fine e che quindi può essere utile per andare a dettagliare. Secondo me la prima volta, prima di andare a creare un'immagine, conviene andare a vedere un po' quello che stanno creando anche gli altri e vedere cosa scrivono gli altri, cosa mettono. Ad esempio in questo caso due cellule simili a due fiori realistici che collidono per fermare una esplosione multicolorata, quindi è questo il risultato. Andiamo a vedere, è una cosa importantissima, cosa fanno gli altri e cerchiamo da qui di farci poi ispirare per capire che parole vanno usate. Vediamo quindi come se la cava con la nostra indicazione, la nostra immaginazione, andando a creare quello che abbiamo scritto. Andiamo a fare questo prompt, imagine prompt, e andiamo appunto a mettere quello che sono le indicazioni, ovvero abbiamo visto già il nostro cane meccanico con la divisa da supereroe seduto davanti al Colosseo. La prima volta probabilmente chiederà di accettare i termini di servizio, quindi farò un click in più, ma molto molto immediato. E una volta creato, adesso abbiamo la possibilità di andare a vedere le immagini. Lui le sta creando, vediamo che è al circa il 6%, quindi sta creando il nostro... l'idea di quello che noi gli abbiamo dato, l'illustrazione sulla base di quello che noi abbiamo pensato e immaginato, e adesso vediamo quali possono essere i risultati. Siamo intorno al 50%, vengono piano piano creati tutti le prime quattro selezioni, e sulla base di queste noi potremo fare, come abbiamo detto prima, delle scelte, ovvero tenerne buona una, fare un upscale, quindi far portarla a una risoluzione maggiore per averla poi da poter utilizzare in tutti i vari contesti, oppure chiedere sullo stesso tema una variazione per far sì che ci sia un'altra idea rispetto a quella che era quella iniziale che ha creato. Ecco fatto, andiamo a recuperarla sotto. Queste sono le immagini che sono state create, allarghiamole un pochettino, e questo è il nostro cane supereroe vestito da, appunto, un cane meccanico con la divisa supereroe vestito seduto davanti al Colosseo. Io adesso provo a immaginare che mi piace questa immagine, quindi cosa posso fare? Posso andare a prendere la 1, 2, 3 o 4, quindi fare l'upscale e portarla a una risoluzione maggiore, la 1, la 2, la 3, la 4, magari scelgo la 2 perché mi piace di più, oppure chiedere a una di queste di fare una variazione, di provare a pensare a un'altra tipologia partendo da questa originale e creandone una simile. E quindi posso fare V1, V2, V3 e V4 creando quella che preferisco come variazione, oppure posso dirgli no, rifai tutto, ricomincia da capo e ridammi altre quattro soluzioni. Io provo a immaginare questa, quindi la U2, e dire guarda, voglio questa, mi piace, fammi un upscale, quindi fammela in dimensioni più grandi, sempre quadrato. Possiamo scegliere anche altri formati, verticali, orizzontali, poi dopo andiamo a vedere tutti i comandi in questo caso che possiamo dare. E una volta cominciato questo lavoro viene creato e l'intelligenza artificiale sta appunto lavorando su questa immagine, ce la sta dettagliando, ce la sta creando in maniera più definita. Quando sarà pronta potremo poi andare a salvarla e tenerla, utilizzarla come preferiamo. Vediamo, siamo al 54%, adesso andiamo velocemente alla fine e vediamo com'è finita l'immagine. Eccolo realizzato, questo è il risultato finale che possiamo poi andare a ingrandire, guardare, visualizzare. Possiamo anche andare a salvare facendo anche direttamente salva immagine con nome. Possiamo ancora fare un altro upscale, quindi portarla alla massima risoluzione possibile, chiedere delle variazioni, fare un altro ridimensionamento o un ridimensionamento
in fase beta, rimasterizzare l'immagine e andare a riprendere il nostro, andare a rispondere se ci è piaciuta o meno questa immagine, o andare a vederla in versione web, quindi aprire un link. Questo link sarà il link della nostra immagine. Ecco fatto, l'immagine, come puoi notare, si va poi a creare in questa galleria nostra, galleria con le immagini che abbiamo creato. Quindi tutte le immagini che andiamo a realizzare vengono sistemate in questa gallery, che poi possiamo andare anche a guardare, condividere, cercare, poi tenere per scaricare poi in futuro anche le immagini se non le abbiamo scaricate subito. Andiamo a fare un altro esperimento, anzi andiamo a vedere i parametri che ci permettono di personalizzare le immagini. Andiamo su Welcome e selezioniamo la guida visuale per come creare la prima immagine. In questo caso c'è proprio il processo che abbiamo visto adesso, ovvero usare il comando Imagine, vengono create le prime quattro immagini, da qui possiamo sceglierne una e fare le opzioni che abbiamo visto, quindi l'upscale o le variazioni, eccetera, eccetera. Ma cosa importante, abbiamo il manuale utente che ci dà un sacco di informazioni. Per esempio, con le prime cose troviamo i parametri che possiamo mettere. Noi possiamo dare sia un testo, come abbiamo visto prima, quello che abbiamo fatto noi, in questo caso qui c'è anche del testo, uno spirito della foresta di notte, ma si può aggiungere anche un'immagine, quindi un link a un'immagine già presente sul web. In questo caso l'intelligenza artificiale prenderà spunto da quella immagine. Possiamo anche prendere l'immagine senza scrivere nulla di testo, lui reinterpreterà quello che vede, farà una sua reinterpretazione. Se invece gli diamo l'indicazione, prenderà questa immagine e insieme userà le nostre indicazioni. E poi con questi due trattini successivi ci sono tutte questi parametri successivi, ad esempio neo alberi, HD, tutte cose in più che possiamo utilizzare. Per esempio con i due punti, con le due lineette, poi beta usa un algoritmo nuovo sperimentale e si può mettere anche HD. Con HD usa un differente vecchio algoritmo che è migliore per immagini più larghe. L'aspetto, questo è molto importante, se mettiamo AR, adesso poi lo proviamo, genera delle immagini con l'aspect ratio desiderato. Per esempio la voglio in 16 noni e ci metto AR 16 noni, se la voglio in 9 sedicesimi invece in verticale ci metto 9 sedicesimi. E posso mettere anche la grandezza precisa con l'altezza, con la larghezza e l'altezza. Se metto doppio trattino poi V e metto il numero, metto non so 1440 e altezza 505, quindi faccio proprio l'immagine precisa con quelle dimensioni che noi abbiamo richiesto, che il programma poi ci butterà fuori. Poi abbiamo tante altre possibilità, ma andiamo a prendere più comuni, il no ad esempio, il negativo, quindi no piante, no fiori, no quello che vogliamo, no sfondo, tutto quello che ci può essere utile per togliere qualcosa. Abbiamo un numero di qualità che di solito c'è un valore base e che comunque ha un costo maggiore, perché se quando facciamo poi il piano volendo a pagamento abbiamo un costo per ogni immagine e quindi possono costare di più in termini di crediti di utilizzo immagini molto magari più complicate o che hanno delle caratteristiche particolari. Solitamente già messo su fast, veloce, quindi viene fatta già velocemente la nostra immagine. Possiamo creare un video progressivo, possiamo utilizzare anche vari stili diversi, quindi dare un valore più stilistici, diciamo, quindi una generazione più artistica o una generazione molto meno creativa. Quindi qui ci dà tutte le informazioni, i parametri di qualità e altro ancora. Quindi qui abbiamo tanti parametri che volendo possiamo andare a inserire. Proviamo adesso con qualcosa di diverso, inserendo anche altri parametri. Ho messo questa prova con una donna vestita di bianco con gli occhi azzurri che raccoglie acqua in un bellissimo lago circondato da fiori rossi. Poetico, ma troppo lungo anche, perché è vero che altri utenti preferiscono utilizzare dei prompt più corti, dei comandi più corti e semplici, magari frasi più spezzettate, in modo che siano più facilmente utilizzabili e riconoscibili dall'intelligenza artificiale. Io in questo caso ho messo una cosa un po' lunga. Andiamo comunque a fare Imagine, andiamo a mettere il nostro prompt prima di incollare, di fare copia e incolla. Andiamo a mettere il nostro Imagine e quindi il nostro prompt, ecco fatto, e diamogli questo comando. Vado a specificare magari alcune cose, gli metto 8K, ho visto qualcuno lo usano, poi metto Beautiful,
woman, donna bellissima, e ci metto anche white dress. Devo specificare un po' di cose per renderlo più semplice. E poi dopo tutti questi, dopo questa frase, come puoi notare, per esempio altre persone, vedi, mettono virgola, satellite, comics, draw, Marvel, DC, Bonelli, quindi mi danno singole parole anche come interpretazione, che può essere interessante. Inseriamo le due, i due trattini, e ci mettiamo il rapporto, e in questo caso il rapporto mettiamo tre mezzi, quindi come il rapporto di una foto, un 10-15, un 20x30 come aspetto, un aspect ratio di questo tipo. Poi metto sempre due trattini e metto V4, questo è l'ultimo algoritmo nel momento in cui sto registrando il video di Midjourney, quindi quello più aggiornato, quello che funziona meglio e quello che tanti utilizzano in questo caso. Andiamo a dare quindi il nostro ok, consiglio appunto sempre di andare a vedere anche gli altri parametri, e attenzione, ti faccio vedere anche una cosa interessante, che nel tempo in cui noi facciamo, preparavamo altro, un'altra persona ha preso una nostra immagine e ha fatto l'upscale di quell'immagine, perché come abbiamo visto qui siamo in una stanza con tanti utenti e io posso andare a prendere anche immagini degli altri utenti, posso sceglierne una e andare a fare l'upscale o la variazione, poi salvarmela, quindi è pubblico quello che c'è, non posso arrogarmene la proprietà, perché altri lo vedono e altri possono prendere spunto da queste creazioni per utilizzarle e fare delle variazioni sul tema. Quindi a questo utente è piaciuta la nostra idea di creare questo cane meccanico davanti al Colosseo e ha scelto di fare l'upscale per visualizzarle in formato migliore, probabilmente per salvarle. Diamo l'ok, quindi diamo il nostro prompt, e ecco fatto, vediamo waiting to start, sta partendo la creazione, ed è già interessante quando all'inizio, a me piace molto quando escono le prime immagini, cercare di capire cosa sta pensando l'intelligenza artificiale, cosa sta creando. Adesso ad esempio siamo al 7%, quindi la creazione è iniziata, eccola qua, vediamo. E la persona non si, secondo me in questo caso magari non ha colto bene il collecting water qui nella Beautiful Lake, quindi che sta raccogliendo l'acqua, c'è il lago, ci sono i fiori rossi, c'è tutto, ma probabilmente non ho espresso bene il fatto che la donna doveva raccogliere anche l'acqua in questo caso, e quindi questo ci insegna a fare delle cose migliori anche in futuro. Stanno uscendo delle belle immagini già, andiamo a vedere quando sono pronte quale puoi tenere. Siamo al 100% circa, quindi una volta raggiunto il risultato poi ci darà l'ok, il nostro messaggio scalerà sotto, quindi non sparisce ma scala come ultimo fatto, scala qui sotto, e vediamo il risultato. Ah, sono molto molto belle, eccezionali. Questa è bellissima, questa mi piace meno perché non ha gli occhi blu che avevo chiesto, questa è davvero bella anche come viso. Qui forse gli occhi sono un po' particolari, questa è un po' più poetica perché cammina proprio nell'acqua, e questa è interessante. Proviamo a prendere l'immagine numero 4. Come puoi notare, adesso non abbiamo più immagini quadrate, ma abbiamo immagini fatte in rapporto tre mezzi, quindi orizzontale. Possiamo andare a chiedere una variazione sul tema alla 4 o fare l'upscale della 4. Io vado semplicemente in questo caso a chiedergli un upscale, quindi portarla in risultati migliori. E comunque ricordo, per tutte le informazioni su anche le possibilità che ci sono alla fine, il like, upscale e altro, tante cose in più, abbiamo qui tutte le possibilità nel manuale, abbiamo tutte le informazioni. Si traduce molto molto facilmente, è molto semplice da capire. Qua c'è veramente tutto. E se vogliamo avere qualche informazione in più, ci sono anche a sinistra i parametri dell'immagine illustrati, ovvero ci fa capire tutti l'immagine, qui mettiamo un link, un'immagine presa dal web, il testo e i parametri che noi possiamo inserire, quindi no farms, il rapporto di qualità, la dimensione, tutto quanto, quindi le dimensioni, tutto quello che abbiamo visto anche prima, le varie versioni, altro, alta definizione, tutto quello che possiamo andare a chiedere e modificare. C'è davvero da sbizzarrirsi, c'è davvero da perderci tempo per avere i risultati che vogliamo, ma la cosa è davvero per me eccezionale, cioè si creano delle immagini fantastiche provenienti solo dalla nostra idea, e quindi in questo caso il consiglio che vedo sempre qui in Midjourney è andare oltre con l'immaginazione, perché qui può creare veramente tutto quello che noi abbiamo in mente, tutto quello che noi abbiamo in testa, e quindi anche questa
immagine, vedi, creata assolutamente dal nulla sulla base di un pensiero. Io una volta avevo provato qualche settimana fa a creare un gatto nello spazio sugli anelli di Giove. Tutto quello che la nostra mente può partorire come idea può essere assolutamente poi interessante, può essere realizzata. Per cui dobbiamo proprio utilizzarlo come strumento per andare a esplorare con la fantasia tutto quello che è possibile. La nostra immagine è quindi pronta, possiamo salvarla. Facciamo un'ultima possibilità, giusto per tentare, e andiamo a fare un beta upscale redo. Quindi andiamo a fare questo upscale ancora successivo con una funzionalità beta. Andiamo a crearla direttamente così. E adesso anche qui sta creando questa upscale. Così, sulla base di questo, andiamo poi a chiudere il nostro video. Io ti consiglio veramente di provare Midjourney. Come abbiamo visto prima, la galleria è davvero straordinaria. Se noi andiamo a prendere lo showcase delle altre immagini che sono state create, cliccando su ogni immagine puoi andare a vedere come è stata creata. Quindi questa è una versione, un upscale di una versione, anche questa è un'altra versione, e ci spiega anche qual è stato il parametro e quindi cosa è stato fatto per fare l'immagine. Quindi un Asian, una bellezza latina asiatica, cyberpunk, parte superiore del corpo iperrealistica e tutto quanto, in modo che possiamo andare a prendere spunto da quel tipo di immagine che ci piace e poi andare a creare qualcosa di simile. Vediamo se la nostra immagine è pronta con questo tipo di upscale nuovo. Una differenza nella versione proprio degli occhi e di questi dettagli, quindi cambiano i dettagli. In questo caso è un ridimensionamento che può andare a volte a essere più dettagliato o meno dettagliato, quindi comunque interessante. L'ultima cosa, anzi, che voglio farti vedere è la variazione, ovvero mi piace questa immagine, producimi una variazione, e da quell'immagine lui inizierà a crearmi una variante partendo da quella e inserendo poi una variazione sul tema, che di solito appunto 4 variazioni, perché è come se noi ripartissimo dall'inizio, vedi, sta ricreando delle variazioni sulla base del nostro, adesso in questo caso lo cancelliamo, della nostra prima immagine, 4 variazioni sul tema di quello che era la nostra immagine originale. Abbiamo visto proprio che possiamo inserire dei link con delle immagini per fare creare da quei link. È molto semplice, inseriamo il nostro prompt imagine e mettiamo il link, e si può andare a creare poi l'immagine partendo da qualcosa di già pronto. Io ho provato, in certi casi funziona davvero bene, va a reinventare in maniera straordinaria immagini che già abbiamo. Bene, tutto questo è il fantastico Midjourney. Io ti consiglio, se sei appassionato di fotografia, di immagini, di arte, di visualizzazioni, di qualsiasi cosa riguarda l'ambito visivo, va provato perché è straordinario e assolutamente. Poi le immagini, c'è chi ha creato dei fumetti sulla base di Midjourney, utilizzando questo strumento, c'è chi ha creato opere d'arte e le utilizza per qualsiasi sito web o per la comunicazione o per altro. Insomma, è davvero straordinario ed è fantastico come l'intelligenza artificiale possa creare cose di questo tipo. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video, ma ti ricordo, se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, lascia un like assolutamente e attiva la campanella per ricevere future notifiche. Un saluto da Matteo Orlandi e alla prossima, ciao!